spettatori, buon anno, benvenuti al Pala Borrelli, ultima giornata solare per il 2018. Lo Scauri, in una partita da Boxing Day, potremmo definirla così, incontra la generazione vincente Napoli. Due squadre costruite con diverse ambizioni, il Napoli per salire di categoria, lo Scauri per trovare subito la salvezza, si ritrovano quasi capovolte con lo Scauri a 14 punti, ottava piazza, al momento varrebbe i playoff, e il Napoli a 10 punti, decima piazza. Quindi qualcosa dovrebbe cambiare per le due squadre, almeno in quelli che erano i piani di inizio stagione, ma perché no, Scauri vorrebbe che continuare così. Chi vi parla è Giuseppe Capuano, le immagini sono curate dall'esterna 2 di Telegolfo, andiamo a conoscere i protagonisti in campo, generazione vincente Napoli, con il numero 4 Francesco Guarino, col 6 Adrian Chiera, 7 Riccardo Malagoli, 8 Ugo Ercma, 9 Dario Molinari, 10 Vincenzo Di Viccaro, 11 Nenaia Dincic, 12 Pietro Giovanardi, 14 Vincenzo Malfettone, 15 Luca Gazzineo, 16 Alessandro Puoti, 85 Tommaso Milani, agli ordini di coach Gianluca Lulli. Il suo vice è Armando Troiano. Dall'altra parte Scauri fa a meno di Ciman e Policari. Allora la squadra di coach Enrico Fabbri si presenta col 5 il capitano Dante Ricciotti, 6 Abelkader Atata, anzi 8 Abelkader Atata, 9 Antonio Gallo, 10 Luca Granata, 12 Gioele Moretti, 14 Guglielmo Nicolas Laguzzi, 23 Federico Casoni, 32 Marco Miresaevic, 35 Andrea Longobardi, 45 Victor Papa Manuel, e col 55 Lorenzo Scampone, agli ordini di coach Enrico Fabbri, il suo vice Vincenzo Pontecorvo ed Edoardo Vercelli. Gli arbitri della contesa saranno entrambi della Lombardia, Martinelli Marcello di Brescia e Colombo Matteo di Cantù. Ex di turno Antonio Gallo, il playmaker in prestito a Scauri in questa stagione, proveniente proprio dalla generazione vincente Napoli, la squadra del presidente Gallo Grassi, scusate, si è rinforzata, è in tribuna, ma solo perché non potrà giocare fino al 13 gennaio per via dei regolamenti. Simone Bagnoli, uno che a Scauri ne ha scritta tanta di storia, dopo essersi svincolato dal Cassino è approdato all'ex cuore Napoli, la generazione vincente Napoli, squadra che arrivata quest'anno retrocessa dalla Serie A sta lottando per cercare di ritornarci nel miglior tempo possibile, e perché no far fede proprio al proprio nome, generazione vincente, anche perché sono tanti i giocatori giovani in questa formazione che qualcuno in fase di presentazione proprio sul news del Basket Scauri ha presentato come il giusto mix tra giovani e vecchi di esperienza, vecchi per modo di dire, perché ci sono giocatori che hanno calcato la Serie A. Coach Lulli è uno che su questo campo ci ha giocato tante volte e soprattutto ha vinto anche alcune partite a Scauri con il suo Palestrina, un Palestrina miracoloso, stato chiamato quest'anno dal presidente Grassi per mandare avanti questa squadra, perché no, imporre il proprio stile, il proprio schema di gioco. E lo Scauri che deve fare a meno di Ciman, strana questa scelta, credo sia solo per vacanze natalizie, visto che Ciman forse è uno dei giocatori che arriva da più lontano per Scauri. Ciman che non era stato brillantissimo nelle ultime partite, adesso è stato chiamato e sarà chiamato a tornare a brillare, per lui una bellissima partita contro il Valmontone, poi dopodiché un po' di buio. Arrivano i quintetti, Scauri con Ricciotti, Granata, Moretti e Longobardi. Oltre ovviamente a Laguzzi. Dall'altra parte vediamo Malagoli, il numero 11 Dincic, il numero 6 Chiera, col numero 4 Guarino. Ne manca uno solo ed è il numero 85 Milani.
Ricapitolando, Napoli con Guarino, Chiera, Malagoli, Dincic e Milani, Scauri con Laguzzi, Granata, Moretti, Ricciotti e Longobardi. Si parte Malagoli contro Laguzzi e proprio quest'ultimo a prendersi il pallone. È partita Scauri-Napoli. Pallone gestito da Moretti. Passaggio di per Laguzzi che gli conserva il pallone. Prova Moretti a inserirsi nel pitturato, nulla da fare. Poi Laguzzi perde il pallone. Proprio Chiera che riparte. Cost to cost, pallone appoggiato a canestro. Non trova l'appoggio però vincente. Dincic, ottimo il suo pallone, recuperato. C'è il fallo da parte di Moretti. Dincic che si sta comportando benissimo a Napoli e soprattutto sta facendo vedere ottime cose. Lui che è un 4-5, classe 98, 2,01 per 100 kg tondi tondi. Ecco il servito adesso sotto canestro, sposta Laguzzi che però rimane il colpo in canna al giocatore, poi dopodiché c'è un fallo sotto canestro, questa volta a commetterlo è il numero 7 della generazione vincente Napoli, Malagoli. Anzi no, il fallo è commesso da Longobardi, non da Malagoli, quindi secondo fallo di squadra in meno di 30 secondi, 36 secondi. Pallone che riparte, Milani, Dincic per Guarino, prova la penetrazione su Ricciotti, sotto Malagoli, spara alto questa volta, fa sussultare i tifosi campani, tantissimi sostenitori del Napoli, arrivati anche i Criticons, mentre Longobardi mette dentro il 2-0 dopo un minuto. Diciamo tantissimi tifosi giunti qui al Pallaborrelli, tanto qui l'arbitro blocca il gioco per un altro fallo. Pallone che rimane in attacco per Napoli, Mascauri che fa segnare già il terzo fallo. Fallo commesso da Granata, numero 10. Milani al giro per Dincic. Compito di impostare proprio per quest'ultimo, è il numero 85, la allarga per Malagoli. Si gioca sempre su quell'asse. Milani prova a fuggire via, Guarino si libera bene. Passaggio non è concreto in questo caso, Laguzzi intuisce bene. Può ripartire Ricciotti, già dall'altra parte. L'apertura per Moretti, tiro, ferro. Poi sotto, frana a terra, Granata, c'è fallo. Pallone che sarà da giocare per Scauri in attacco. Si fa vedere Granata, poi il trenino porta a Moretti. Ricciotti, blocco di Laguzzi che apre un buon varco per il capitano. Va, passaggio però di Ricciotti in mezzo, c'è Milano. Milani che porta subito il pallone verso Guarino. Guarino, ancora il pallone controllato dal numero 4. Lo marca Granati, Lulli in posizione accanto al direttore di gara, Dincic. Milani può sparare lui, dentro la tripla. 2-3 per Milani che fa segnare i primi tre punti per la squadra partenope. Passaggio a cercare Longobardi e Scauri, la botta non va. Frana a terra però è Moretti che si riprende il pallone, può rendere giocabile il pallone Scauri con Ricciotti. Con calma Ricciotti prova ad allargare, il tiro di Ricciotti un po' forzato in questo caso, solo un ferro. Guarino è già dall'altra parte. Dincic per Milani che chiama il movimento ai suoi. Arriva Guarino, Ricciotti, Malagoli porta il blocco, Guarino in mezzo a due riesce a passare, poi un passaggio mostruoso per Dincic. Ferro nega la soddisfazione al giocatore serbo. Già dall'altra parte Granata prova a incunearsi, nulla da fare. Moretti sembra stregato il pitturato Pescaro che adesso entra con Longobardi che trova il fallo di Dincic ma non trova la realizzazione a canestro. Primo fallo per Dincic. Uno dei più pericolosi,
proprio Guarino l'ha dimostrato passando in mezzo a due uomini. Longobardi può prendersi la soluzione a rate, primo tiro che entra per lui, tre pari a 7-11, seconda possibilità per lui, 2 su 2 per Longobardi, e riparte allora Guarino, attende Ricciotti, passaggio per Milani, prova a ubriacare Granata, esce Laguzzi, veloce il passaggio, poi ritorna Laguzzi, ma nulla può su questo tiro di Malagoli che mette dentro. Si partirà allora con Capitano Ricciotti, 6-48, tutti intensi questi primi minuti della prima frazione di gioco. Moretti si incuria bene, il pallone però rimane lì, nulla da fare, era fuori Chiera, nulla da fare per lui. Allora rimessa che sarà per Scauri, nessun cambio ancora optato dai due coach, ripartirà Longobardi, si propone Moretti sotto canestro servito, Moretti lascia Granata, il tiro da tre, il ferro, poi il pallone è ancora fuori, ci sono arrivati due, ma l'ultimo tocco è del giocatore della generazione vincente Napoli. E allora palla a Ricciotti, 14 secondi, si muovono dai blocchi i giocatori, Moretti, passaggio ancora per il capitano, prova a sfruttare il blocco, tutto è chiuso, l'arbitro chiama violazione nel palleggio per Ricciotti, si ferma il gioco a favore della squadra campana, 4-5, tanti considerano questa gara quasi un derby, vista la vicinanza tra Scauri e Napoli, ovviamente le due zone non sono limitrofe ma molto vicine, tanti sono gli abitanti che provengono da Napoli o che vengono a Scauri in vacanza da Napoli, quindi si può pensare a un derby, mentre Longobardi non piazza questa tripla, un po' spregona Scauri, 4-5 adesso, sempre a favore degli ospiti, Guarino porta a passeggio avversari, Milani non ci pensa su due volte, va al tiro, mette dentro, 4-7. Ricciotti porta a passeggio questa sfera, poi la passa su Granata, chiuso Moretti, allora si riva dal capitano Ricciotti, si incunea bene, un libero movimento per lui, canestro stregato, però non accetta le proposte di Scauri, si ritorna a correre per le maglie bianco-blu, che poi sarebbe il colore dello Scauri in trasferta praticamente. Dincic sui propri passi, ritorna indietro Guarino, la penetrazione in mezzo, Longobardi capisce tutto, arpiona il pallone già dall'altra parte, terzo tempo a rilento, ma Longobardi l'azione era viziata da un fallo in partenza e poi da un fallo sotto canestro, fallo da parte del numero 7 Malagoli, intanto va dentro l'ex Gallo, fuori Granata allora per Coccia Fabbri che manda dentro Gallo, giocatore che è stato mandato da Napoli proprio a Scauri per crescere e sta compiendo questo tragitto Gallo. Intanto Longobardi ancora una volta la lunetta, 3 su 3 per lui dalla segnatura minima, però Longobardi questa volta si ferma, impatta sul ferro, 1 su 4 margine di errore in questo caso, 25%, Dincic già per Guarino, poi Milani, fatto fuori Gallo, sotto per Malagoli, si ferma, deve appoggiare dietro Guarino, non se la sente di sparare da lontano, e poi Dincic sale a canestro, mette dentro, errore in marcatura in questo caso, 5-9, vicino al time out Coccio Fabbri, Ricciotti, bisogna muoversi dai blocchi, riparte Gallo, anzi Moretti, si ritorna però dal capitano, prova a incunarsi, va al tiro, Malagoli non lo blocca, e mette dentro, riparte Milani, allora 7-9, Scauri che fin qui ha trovato i punti solo con Longobardi, 5 e 2 con Ricciotti, Dincic per Milani, piedi Lulli a indicare i suoi, il movimento tanto a Chiera, il pallone è fuori,
gioca lungo la linea e spesso e volentieri viene punito Chiera. In questo caso perde un ottimo pallone. 7-9. Mentre Gallo è pronto a rimettere in gioco il pallone. Riparte Diciotti. Passaggio per Longobardi, distanza siderale, la bomba vale 3 punti. 10-9, rimette la freccia Scauri. Dopo che Napoli era stato per tanto tempo in vantaggio, Dincic su Milani. Chiera prova a scavalcare Moretti. Passaggio ancora per Dincic, sotto per Malagoli, si gira bene. L'appoggio è dentro per lui. 10-11, contro sorpasso, c'è una molla tra le due squadre al momento. Moretti fin qui non è inciso, va al tiro Moretti, il ferro è stato forse danneggiato al momento del tiro, ma l'arbitro non ravvede nessuna violazione. Allora Milani, passaggio verso Dincic, Malagoli c'è sotto proprio Dincic, marcatura Dincic, viene preso dalla Guzzi che spesso e volentieri se lo perde, come in questo caso, mentre Malagoli, che è più alto di Longobardi, è però affidato al giocatore Formiano, che negli ultimi tempi spesso e volentieri viene additato come il migliore di Scauri. Va ora proprio al tiro Longobardi, nulla da fare. Chiera, Adrian Chiera chiama lo schema ai suoi, Dincic porta il blocco, esce la Guzzi, libera proprio Dincic, preso in consegna da Gallo. Qui c'è il fallo da parte del playmaker in maglia bianca, pallone che si ferma e time out chiesto proprio da coach Fabri, ne ha tutte le ragioni il coach di Piombino, mentre si fanno sentire i tifosi del Napoli. Una bella cornice di pubblico per questa gara, tanti i tifosi sia scauresi che campani per assistere alla gara. D'altronde non poteva essere a di meno. Una trasferta così breve nella distanza e spesso seguita, come è stato per Scauri a Caserta o come sarà per Scauri a Napoli. Tanti si recano a vedere la propria squadra in trasferta. Corre il time out. Si torna in campo, due formazioni che sono pronte a tornare a correre. Napoli che fin qui ha trovato 6 punti con Dincic e 2 con Malagoli, oltre ai 5 di Milani, mentre Scauri 8 con Longobardi, 2 con Ricciotti. Pallone che ripartirà con Guarino, messo in gioco, allarga per Dincic, torna su Guarino la sfera, però Dincic si è liberato di Gallo, si libera con una spallata in questo caso, poi Malagoli mette dentro, abbastanza vistoso la differenza tra Dincic e Gallo, però in questo caso forse non è proprio Gallo che dovrebbe marcare Dincic. Ricciotti porta a passeggio la sfera, poi ritorna sul playmaker di Napoli, Moretti chiama il blocco di Laguzzi, passaggio a cercare Gallo, tutto è chiuso, però si torna da Moretti, fa fuori Malagoli, bisogna tirare, allora ci pensa Longobardi, altra tripla che non va però in questo caso, impatto sul ferro, poi Dincic, Milani, Guarino, si ferma Napoli, si organizza, prova a sfruttare i propri chili, ancora sotto canestro, questa volta Ricciotti a prendersi il pallone. Gallo va al tiro, nulla a fare per lui, Longobardi non vince il rimbalzo in questo caso. E beh, con l'arrivo di Bagnoli questa squadra ha preso tantissimi chili e centimetri. Dincic, Malagoli e Bagnoli farli giocare tutti e tre e diventa una bella iniziativa per coach Lulli, ma diventa anche complicato perché è vero che
aumenti i centimetri là sotto, però è proprio vero che perdi in creatività. Se è pur vero che Dincic è un'ala molto mobile, mentre adesso va fuori proprio Malagoli, prende il suo posto il numero 9 Molinari, altro ottimo elemento, cresciuto a Palestrina. Gallo la muove per Laguzzi, 10-15, Napoli ha fatto un bel gap adesso con il più 5 quando mancano 1-22. Moretti per Longobardi, proprio su Molinari, lo va a fare per Longobardi, canestro stregato, può ripartire allora proprio Guarino, il passaggio per Molinari, Chiera si gira bene, saluta e se ne va, poi Molinari la bomba dentro, fa esplodere il tifo partenopeo, 10-18, Napoli avanti in maniera convincente, pronta la carta Casoni, mentre Scauri è già al bonus, 18, a 18 a portare passeggio palla, Moretti nascosto in questo primo periodo, Longobardi l'appoggio quasi a dare del tuo al canestro, mette dentro a 30 secondi, qui bravo Laguzzi, anticipa secco Guarino, pallone appoggiato fuori, 29 secondi, dentro Casoni, fuori Laguzzi, chiaro scuro per il momento per Laguzzi che va in panca. Guarino, Guarino la gioca per Milani su quell'asse che parte il gioco campano. Molinari, sua penetrazione e passa mettendo dentro altri due punti, 12-20 per chiudere questo quarto. Qualcosa dovrebbe smuoverla solo Scauri adesso. Pallone per Gallo, si fa vedere Moretti, la sua bomba dentro, riduce il gap Scauri, 15-20 per chiudere questa prima parte di gara. Scauri sotto di 5, anzi 14-20 da 2, battezzato il tiro di Moretti, ma Scauri sotto di 6. Tornano in campo i due roster. Pallone sarà guidato da Milani, nessun cambio tra le due formazioni, sono i 10 effettivi che hanno chiuso il primo quarto. Intanto Longobardi ruba un altro ottimo pallone, sale in cielo, appoggia dentro, 17 Scauri, 20 Napoli, la ricuce Scauri adesso, meno 3, mentre toglie la maglietta coach Fabbri, ha tolto già la maglietta coach Lulli, si alza la temperatura qui a Palla Borrelli, Guarina qui Dincic tutto solo, mette dentro. Quella marcatura è da rivedere perché non va bene. Riparte allora Ricciotti. Attende il piazzamento dei compagni. Muove solo palla per adesso il playmaker. Poi Casoni si gira bene, saluta e mette dentro. Ottimo l'approccio di Casoni. 19-22, 9-17. Dincic, uno dei migliori dei suoi fin qui. Pallone spostato sul numero 10 di Viccaro, è entrato in campo, intanto Milani l'appoggia su Dincic. Di Viccaro è entrato in campo in questo secondo quarto al posto di Chiera, va fuori Milani, dentro Chiera. E qui Lulli chiede proprio a Milani, lì tiri, metti dentro il pallone. Forse ci ha pensato e ha cambiato idea all'ultimo Milani su quel tiro. Non era sicuro probabilmente. Intanto il pallone su Moretti, alle prese con Di Viccaro. Ancora Moretti, passaggio verso Longobardi, alle prese con Dincic. L'altra bomba dentro! Longobardi e segna sempre lui, 22-22. Sugli scudi Longobardi, ottima stagione fin qui. Sembra brutto elogiarlo, ma spesso e volentieri, come aveva fatto Bagnoli in alcune partite, si carica la squadra e la porta avanti. Grande esperienza per Andrea Longobardi,
giovanissimo ma già con un'esperienza in grandi piazze, lui che ha giocato anche a Firenze. Ripartirà Guarino, l'arbitro blocca tutto, ha visto un'infrazione da parte di Gallo. Playmaker sente la partita, secondo fallo personale, praticamente si resta lì, solo che adesso Scauri ha un fallo in più sul groppone, due falli commessi da Scauri. Pallone che ripartirà per Guarino, si muove Di Vicaro, poi a rimorchio arriva Chiera, si gira, Chiera prova a impostare, la mette sulla velocità, Moretti tutto chiuso, si va da Molinari, Molinari prova a prendersi il varco di fisico, poi Chiera ancora rimbalzo per lui, nulla a fare per Scauri, allora Chiera si prende spazio per riorganizzare l'azione, bisogna tirare, 7 secondi sotto Gallo, questa volta fa buona il suo lavoro Longobardi, altra botta, questa volta non trova il canestro, Casoni alza un'Ave Maria che però è preda di Napoli. Molinari e qui fallo di Gallo, terzo fallo immediatamente, Coach Fabbri sceglie la carta tata, fuori Gallo, terzo fallo per il playmaker campano proveniente proprio dalla generazione vincente Napoli. Va a accomodarsi in panchina Malagoli a giocare il pallone, appena potrà entrare ovviamente. Viene a accordare adesso il cambio, fuori Dincic, riposo per lui, dentro il numero 7 Riccardo Malagoli, pivot di questa squadra in attesa di Simone Bagnoli. Poi dopodiché se la giocheranno in due. Tanto Malagoli prova a farsi largo su Casoni, è stato lui a prenderlo in consegna, spallate da una parte e dall'altra, ma alla fine vince Malagoli. Non è già giocato, 22-24, di nuovo avanti Napoli, mentre arriva un nuovo cambio per la squadra campana. Diciotti si tratta del numero 8 Ekma, Longobardi lo attacca Molinari, alla fine c'è il fallo di quest'ultimo che non è d'accordo, ma ovviamente le chiamate sono dei direttori di gara. Arriva il cambio, dentro il numero 8 per Napoli, fuori Guarino, Guarino che fin qui ha giocato 12 minuti e 44. Pallone giocato per Moretti, Diciotti lo prende in consegna proprio perché, ma Diciotti lo porta a passeggio e alla fine insacca mettendo dentro, 7-10, 24 pari, subito in verticale Napoli. Di Vicaro si ferma sul posto, arriva Molinari, poi Chiera, una partita nella partita quella tra Molinari, anzi tra Chiera e Moretti, però c'è fallo in attacco di Napoli. Pallone fermato e time out, tutti in panca allora di nuovo, questa volta è Lulli ad accogliere i suoi, bisogna serrare i ranghi, 24 pari Napoli che ha ceduto il passo a Scauri in questo mini break, Scauri ne ha messi dentro 9 mentre Napoli solo 4 in 3 minuti di gioco della seconda frazione, quella che ci porterà a riposo lungo. Migliori marcatori Longobardi, 15 punti su 24, credo che siano un buon 60%, non sono bravissimo nella statistica, ma gli fanno compagnia i 3 di Moretti e i 4 di Ricciotti, credo che siano anche un 70%. Malagoli con 6 punti, 5 Molinari, 8 Dincic, 5 Milani, questi marcatori. Le statistiche dicono che Scauri segna 6 su 13 nel pitturato e 3 su 9 dalla lunga distanza, mentre ovviamente 3 su 4 i tiri di Longobardi. Napoli non ha mai tirato i tiri liberi, nonostante Scauri sia andato due volte al bonus, e ovviamente le medie sono 9 su 13 dai due punti e 2 su 5 dalla lunga distanza, segno che comunque non butta via il pallone Napoli, cercando sempre di dare del tuo al canestro. Solo 5 tiri da lunga distanza, mentre 13, anzi 9 per Scauri.
però la media è bassa, 3 su 9, vuol dire che 1 su 3 entra. Biciotti prova a salutare il Kma, la penetrazione si ferma proprio sulla linea dei liberi, poi Moretti, altro tiro e questa volta sono altri punti. 27 Scauri, 24 Napoli. Kma per Molinari, Chiera, bastato di tanto il quintetto, Cocciolulli. Molinari per Kma. Ma prova la penetrazione sotto canestro, lo scambio per Molinari, questa volta vale due punti. Uno Scauri non precisissimo nelle cuciture difensive, Biciotti lo ha dimostrato in questo caso. Molinari, parte la squadra di casa, gestisce palla con il numero 5, Moretti, poi Longobardi, greco-romana potremmo dire così. Molinari va a vuoto, alla fine l'ultimo tocco del numero 35 di Scauri. Qui l'arbitro va a dire qualcosa sia a Longobardi che a Molinari, i due hanno ballato un passo doble. Viene richiamato coach Lulli e viene anche coach Fabio, ha qualcosa da dire al direttore di gara, ma nulla da segnalare. 6-0-3, 26 minuti, 26 pari. Riparte il Kma, punta Diciotti, il passaggio però è per Di Vicaro che va a cercare la retina, invece no, si riparte a Molinari, Chiera, tutto chiuso, Atata il suo bel da fare là sotto con Malagoli, Erkma si prende un bel rimbalzo anche perché Longobardi è lì davanti in marcatura, Malagoli si gira, 3 secondi superati nella presenza nel pitturato per Malagoli, si arrabbia Cocciolulli, è raro segnalare questi falli ma ovviamente ci stanno, non si può prendere il permesso di soggiorno praticamente in quella posizione. 5.33, Ricciotti fatica un po' a portare il pallone dall'altra parte, va in solitaria Ricciotti, poi alla fine viene quasi abbattuto da Malagoli, l'arbitro non vede nulla, allora si può ricominciare, Chiera già dall'altra parte, recupera campo Ricciotti, Di Vicaro può cercare la bomba dentro il suo pallone da tre. È un Napoli che punisce quando tira da lunga distanza, 3 su 6, 50%. Longobardi si incunea bene il suo gancio dentro, non c'è lo sfondo su Malagoli che frana a terra. 28 per la squadra di casa, 29 per gli ospiti. Erkma, il passaggio è per Di Vicaro. Malinari, Erkma. Passaggio è tutto solo Di Vicaro, riprova la botta, questa volta il ferro gli impedisce la gioia di altri tre punti. Casoni, poi il tiro di Moretti, lì sotto Atata si guadagna applausi con questo rimbalzo conquistato ai danni di Malagoli. Allora Ricciotti per affettare il pallone, ma neanche tanto perché siamo già sotto la doppia cifra per tirare. Quella Ricciotti chiuso, ma c'è il fallo di Di Vicaro. 28 Scauri, 29 Napoli, non cambia risultato, 4 a 14 da giocare, è pronto a rientrare Gallo, già gravato da tre falli, va fuori Ricciotti, mentre rientrerà anche Laguzzi, va fuori Molinari per Napoli, va di nuovo dentro Dincic, fuori Casoni, questa la scelta del coach scaurese. 4 e 14, mentre c'è un richiamo ufficiale alla panchina scaurese. Sarà Moretti a giocare il pallone. Atata si libera bene. Gallo. Passaggio per Moretti, non ci pensa su due volte, va al tiro, mette dentro. Contro sorpasso allora. 30 per Scauri, 29 per Napoli, una partita bella, vincente tra le due formazioni sdraiate sul mare, sia Scauri che Napoli. Infatti l'azzurro prevale nei colori sociali di entrambe le formazioni. Di Vicaro, Molinari, passaggio di per Ekma, Chiera, bella la sua proposta di realizzazione mentre rimane a terra Malagoli e Laguzzi. Colpo al capo per il 2, l'arbitro deve obbligatoriamente bloccare il gioco.
testata, potremmo dire così, tra i due pivot. Nulla di grave, però si sta rialzando Malagoli. Malagoli che dà un bel po' di centimetri al buon Laguzzi, 2,11 metri, il numero 7 del Napoli, mentre ancora non è entrato Gazzineo, 2,03 metri. Si ricomincia con 20 secondi a disposizione per Scauri per attaccare il canestro. Mentre si aggira un Babbo Natale all'interno del palazzetto, si sarà trattenuto in zona per vedere il derby, potremmo dire così. Ci deve essere il cambio, deve uscire Malagoli perché l'arbitro ha bloccato il gioco ovviamente. Rientra in campo Molinari. Un po' laborioso questo ritorno al gioco, 3,39, a Tata. Ferma il pallone, poi lo scambia con Gallo. Si fa vedere Moretti, Gallo va in solitaria, terzo tempo, lo arpiona e lo trattiene a terra Erkan. Non fa volare Gallo. Trova la prima crocetta nella casella falli. E Gallo trova i liberi. Pronto ad entrare Guarino. Fuori Erkma. Va a fermarsi il numero 8 in panca, Lulli. Lo accoglie con le spiegazioni. Tanto Gallo è lì dalla linea dei tiri liberi, che al momento non gli concede soddisfazione. Va il numero 9, nato a Napoli. Dentro, 1-2 per lui. Segna il suo primo canestro. Riparte Guarino. Nasconde il pallone alla Tata. Primo a marcare per Scauri. Rientrata anche Milani nel frattempo. Si è quasi ricostituito il quintetto iniziale. Con Dincic che fa da pivot. Tanto il tiro da lunga distanza. Guarino si trova il pallone tra le braccia. Lo accoglie come un innamorato. Guarino manda a farfalle. Praticamente si prende il ciocco di Laguzzi e poi Milani batte da tre, non va il pallone. Bello il gesto tecnico da parte di Milani, mentre coach Fabri praticamente catapulta Ricciotti sul cubo dei cambi. Moretti per Atata. Atata prova ad inventare, tutto chiuso, Moretti si libera bene, chiuso da Molinari. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Moretti, Dincic nasconde il pallone, poi Di Vicaro non ci pensa su due volte, cerca la tripla. Laguzzi si trova il pallone tra le braccia, può ripartire la squadra con Gallo. Gallo la penetrazione, terzo tempo, appoggia dentro, 2-17, partita che scende giù come una bibita ghiacciata, 33-29. Guarino raffredda un po' il pallone, in questo caso sua Tata, attende lo spostamento di Di Vicaro. Si ritorna dal playmaker, l'accelerata adesso, il gancio che fa girare a palla per Molinari, non ci pensa due volte però. In questo caso cercava il tiro, Dincic sulla sirena, mette dentro i tre punti. E queste sono le azioni che galvanizzano una squadra. Utilizzi tutti i 24 secondi, trovi tre punti, cosa vuoi chiedere di più? Forse il fallo, 33-32, ma in questo caso era pulito il pallone. Tanto Longobardi fa alzare in piedi il palazzetto, 36-32, tira da casa, fermo come un palo e mette dentro tre punti. Guarino prova a sfruttare il blocco, pallone per Molinari, sotto per Dincic, nasconde la sfera Dincic, prova a girarsi, c'è il fallo di Laguzzi sul numero 11, mentre dentro Ricciotti non è d'accordo coach Fabri. Primo fallo per Laguzzi, fuori Gallo, dentro Ricciotti. Negli applausi l'uscita di Gallo, si fanno sentire gli sconvolti, i loro tamburi. Sembra essere tornata la tranquillità al momento.
di Vicaro, il passaggio per Dincic. Dincic prova la penetrazione, va al tiro e mette dentro. Se ne dice un gran bene di questo giocatore, infatti sta dimostrando le proprie doti Dincic. Non è giocato su Moretti, deve liberarsi la sfera, lo fa su Ricciotti, punto di riferimento al momento, c'è la tratta libero, Ricciotti non lo vede, preferisce forzare il tiro, il ferro, poi il pallone che torna a Ricciotti, manda a vuoto l'avversario, si attacca di Vicaro e mette dentro. 27 secondi, in azione a poco più, scavo in avanti, 38-34, si rimane incollati praticamente. Milani prova a organizzare il tiro sul filo di sirena. Milani ci pensa da solo, il ferro a Tata, ottimo il suo rimbalzo, perde pallone. Milani, di nuovo ferro, di nuovo a Tata praticamente, hanno fatto solo loro, poi a Tata, va al tiro. Finisce qui 38-34 con un parziale di 21-14. Questi i numeri di questo secondo periodo con Scauri che l'ha rigirata la partita. La sirena ci annuncia che è pronto il gioco da ricominciare. Si riparte con quello che è Scauri Napoli, 30 dicembre 2018. Le due formazioni già in campo, pronte per ricominciare. Moretti, Ricciotti, Laguzzi, Longobardi e Atata in campo per Scauri. Milani, Guarino, col numero 7 Malagoli, Dincic e Di Vicaro. In campo per Napoli. Tutto ok, si ricomincia a giocare, allora il pallone lo fa ripartire Moretti. Ricciotti, lo attende Guarino. Ma Ricciotti, il passaggio è per Atata. Buono il suo minutaggio quest'oggi. Moretti va a appoggiarsi su Longobardi, seguito da Dincic, esce anche Malagoli. Deve forzare il tiro da tre, in questo caso Napoli alza il muro davanti Longobardi che deve per forza tirare da tre, ovviamente senza nessuno sotto rimbalzo. Pallone per Guarino, passaggio per Di Vicaro, l'apertura a cercare Dincic, ancora Di Vicaro, l'accelerata, rimane lì il pallone ma c'è il fallo di Atata. Fallo di Atata e due tiri per Di Vicaro. Numero 10 si presenta in lunetta, classe 84, 1,92 per 91 kg Di Vicaro. Non viene giudicato al tiro dal direttore di gara. Quindi si riparte con il pallone per Guarino. Va al tiro Napoli e mette dentro Di Vicaro. 38-37, un minuto di gioco. Il 3-0 da parte di Napoli, questo mini parziale, mentre praticamente Atata deve faticare un po' per uscire dal gruppone. Ricciotti, poi Atata, ancora il tiro, tentativo da tre che non va a segno. Malagoli si prende il rimbalzo, già ripartito per Milani, va a penetrare Di Vicaro, gli chiude questa volta il corridoio Laguzzi, passaggio per Ricciotti. Arbitraggio all'inglese in questo frangente, ancora Laguzzi, nasconde il pallone, prova a penetrare contro Malagoli, uno contro uno, gancio verso Atata però che deve recuperare metri. Moretti prova a sfruttare il blocco, tutto chiuso, Malagoli praticamente arpione il pallone, può ripartire Napoli. Guarino già dall'altra parte, cerca la tripla, il ferro, poi Longobardi può passare su Ricciotti. Con calma il capitano a 8 minuti, pronto a rientrare Granata, Longobardi, suo gancio dentro, muove la casella dello zero Scauri, mette a segno i primi due punti, 40-37 più 4. Guarino, piccolo trotto, senza fretta, Milani,
va al tiro Malagoli, dentro con comodità in questo frangente. Diciotti si prende la sfera, porta avanti, arriva a supporto anche Longobardi, si fa vedere a Tata. Longobardi circunnaviga l'area, poi va al tiro forzato in questo caso. Scauri che non vince mai rimbalzi offensivi, è raro. Dincic, dai, vai con Malagoli. Ancora Dincic, si gira, va al gancio, poi Laguzzi riparte per Ricciotti, c'è Tata da un lato, Moretti dall'altra, preferisce questa soluzione, va al tiro Moretti, si ferma sul ferro, poi il pallone torna a Di Vicaro che chiama la calma, ricomincia a ragionare. Napoli, passaggio per Guarino. Malagoli che fa il lavoro sporco, spesso e volentieri blocca gli avversari, mentre qui c'è il fallo di Laguzzi. Fuori è Tata, dentro Granata. Pallone che rimane in attacco, 6-42, 40-39. Un po' bassini Scauri e Napoli nei parziali, praticamente 15-20 e 23-14 nei primi due periodi. Al momento c'è un 2-5 di Vicaro per Guarino. Passaggio proprio per Di Vicaro, lo prende in consegna Granati. Granati, il passaggio è per Malagoli, prova a girarsi Malagoli, alle prese con Laguzzi che commette fallo, secondo fallo consecutivo, deve entrare Milesaevic. Dentro Milesaevic, fuori Laguzzi, paletta numero 3 per il numero 14. E praticamente i due falli sono stati a fotocopia. Milesaevic con la sua inesperienza prende in consegna Malagoli, con Costa d'Orlando fu determinante. Milani, passaggio nel vuoto, perde il pallone Napoli, sfera fuori, rimessa che sarà del numero 32 al primo pallone toccato per Ricciotti. Tanto Milani commette fallo su Moretti. Qualcuno addirittura chiamava il tecnico. Pallone che ripartirà per Scauri. 40-39 che non cambia. 6-14 da giocare. Giocato il pallone per Moretti. Va al tiro Moretti. Il ferro. Poi Guarino si prende rimbalzo. Già dall'altra parte. In mezzo a tante maglie bianche. Cambia gioco per Di Vicaro. Chiama il movimento di Incic. Di Vicaro va in solitaria. Il gancio su Milesaevic. Tiene il pallone giocabile, poi Ricciotti può ripartire sull'asse verso Moretti, ha letto bene Guarino, palla fuori. L'esperienza di Guarino a leggere questo passaggio. 40-39 che non si schioda, pallone verso Granata. Ricciotti per Moretti, non ha segnato tanto Moretti in questa partita, 7 punti fin qui. Milesaevic si gira, poi preferisce ricominciare da Longobardi. Passaggio verso Granata, bisogna tirare. Granata, c'è il fallo su di lui. No, i due punti. I due punti per il direttore di gara e il fallo di Dincic. Secondo fallo per Dincic. Però sul tabellone non compaiono ancora i due punti. Allora, Granata, liberi per lui, no, due liberi, allora non ci sono i due punti. Primo tiro di Granata, palla sul ferro e poi dentro. Primo punto per Luca Granata, giocatore scaurese, che mette a segno adesso il secondo canestro personale, 42-39. Non era stato assegnato il punto, anche perché il tiro è arrivato a parecchio dopo il fischio. Malagoli, il gancio verso Dincic,
riesce ad arpionare poi sotto Longobardi, Milesevic guadagna un altro pallone, Ricciotti in qualche modo porta il pallone dall'altra parte, scappa via Malagoli e c'è il fallo di Malagoli, due tiri liberi, Scauri sugli scudi adesso. Arriva il time out, chiesto da coach Lulli, ne ha tutte le ragioni, i suoi sono adesso in preda ai falli e allora tutti in panca. 42 punti per Scauri, 32 per Napoli, 22 messi a segno da Longobardi, sempre una media del 52-53% per Longobardi, 7 per Moretti, 2 per Granata e 6 per Ricciotti a fargli compagnia, 2 Casoni e 3 Gallo ora in panchina. Dall'altra parte per Napoli, 8 Malagoli, 13 Dincic, 5 Milani, 7 Molinari, tutti gli altri fermi a quota 0. Queste le statistiche. È uno Scauri che ha tirato 24 oltre da 2, segnando 12, praticamente 1 su 2 va a canestro per Scauri, 4 su 13, una media bassa dalla lunga distanza, mentre Napoli tira di meno, si fa per dire, perché Napoli ha alzato la media dei tiri dalla lunga distanza, 16 tiri effettuati ma solo 5 realizzati al momento. Si torna in campo, Ricciotti per il momento 6 su 8 dai liberi per la squadra di casa, mentre Napoli non ha tirato tiri liberi, 0 su 0. Ricciotti dentro, suo primo pallone, seconda possibilità per lui. Due su due per Dante Ricciotti, un assegno in banca per lui, questi due tiri. 5 minuti tondi a chiudere il terzo periodo, 44-39, Malagoli, la presa per Milesevic, Dincic per Di Vicaro, va Malagoli, il suo gancio, Milesevic, da applausi, suo stoppone, palla fuori, butta una troccolo Milesevic, entra impacciato, entra timido, ma poi dimostra belle cose. L'ho fatto nella partita contro Costa d'Orlando, lo sta facendo stasera. Pallone per Ricciotti, va il capitano. Intanto è uscito Malagoli al momento, è entrato Molinari, Milesevic, il tiro, ferro, Dincic può ripartire. Molinari, il gancio indietro per Dincic, si prepara per il tiro da tre, il ferro, poi c'è il fallo sotto canestro, preso una bella gomitata Moretti, fallo dovrebbe essere per Napoli. Allora c'è il cambio, Chiera entra, Milani esce, mentre lo accompagna praticamente Molinari, il primo fallo dovrebbe essere Milesevic e pallone che sarà giocato, mentre va fuori Milesevic, andiamo di nuovo dentro la Guzzi, applausi per lui. Pallone giocato per Dincic, la sfera su Chiera, tende Moretti, blocco di Dincic, lo prende in consegna alla Guzzi, Chiera nasconde il pallone a Dincic, poggia dentro sulla sirena, forse passi, non voglio azzardare, non ho visto bene il movimento, ma l'arbitro è meglio piazzato di noi, come sempre. 44-41, tre punti dividono le due formazioni, a 3.55 c'è fallo su Longobardi. Si ricomincerà dal lato con Ricciotti. Pallone piazzato sulla Guzzi,
sotto Molinari, fa buona guardia su questo pallone, può ripartire allora la squadra conchiera. Dincic, mentre notavo che sulle maglie dello Scauri sono sparite le pezze che coprivano la scritta Global Service, oggetto di contesa delle ultime giornate, rimane solo sulla maglia di Milesaevic, che è in panchina da quello che riusciamo a vedere. Forse qualcosa si sarà risolto. Dincic, primi liberi per Napoli, sbaglia al tiro il giocatore serbo, seconda possibilità per lui, che rimane comunque un ottimo elemento, giocatore che farà parlare di sé. Ferro 2 su 2, sbagliati per Dincic, che non va comunque a macchiare una prestazione che fin qui dice 13 punti personali. Granata prova la penetrazione, Granata va libero, dentro, pallone per lui. 46 Scauri, 41 Napoli. Guarino, pallone per Chiera, cerca l'accelerazione, Chiera poi si appoggia su Molinari, pallone che è perda di Chiera, mentre c'è il fallo antisportivo di Molinari, che da terra abbatte Granata. Tecnico anche a coach Fabbri, che aveva detto qualcosa a Molinari. L'adrenalina in quella zona è a 1000, ma è normale che il coach si faccia prendere. Scauri che stava ripartendo, Molinari ha battuto letteralmente Longobardi, quindi sicuramente ci sarà qualcosa da fare adesso. Dentro Gallo, fuori Ricciotti. Allora, dovrà tirare due liberi probabilmente Granata, e dopodiché ne dovrà tirare uno Napoli. Si gioca prima tirando il tiro libero di Napoli, uno solo per Guarino, poi dopodiché si ricomincerà con Granata, che andrà dall'altra parte a tirare due liberi, e poi si gioca. Guarino, solo lui e il canestro. Prova a indispettirlo il Palaborrelli, ma uno dall'esperienza di Guarino non si fa sorprendere, anzi mette dentro il proprio pallone. Adesso Granata dall'altra parte per i suoi due tiri liberi. 46-42, adesso è il pubblico di Napoli a cercare di distrarre Granata, primo errore, seconda possibilità per il numero 10 di Scauri. Niente da fare, 0 su 2 per Granata, il pallone è restituito al mittente. Si ricomincerà allora con Moretti, con palla al lato. Anche Gallo ha ancora la patch sulla maglietta. Patch sì, patch no, ma... Granata per Gallo, sotto a cercare Longobardi. Mezzo a due uomini, si gira e tira il ferro, poi preso in controtempo la Guzzi dal rimbalzo. Si riparte già dall'altra parte con Guarino, taglia il campo per Di Vicolo, apertura panoramica, parte il numero 10 sull'uscio, si ferma però, ancora un'altra apertura, Guarino manda a vuoto Gallo, il tiro poi vale due punti, 46-44, 2-32, Gallo la sua penetrazione, il terzo tempo, la butta via però in questo caso, Vincic si gira e commette fallo Laguzzi. Chiamato il time out, coach Fabbri è pronto ad entrare, Milesaevic al bonus Napoli, al bonus Scauri. Si alza la temperatura per questo finale di terzo periodo, 46-44, Scauri ha messo dentro 8 punti in questo periodo, ne ha messi dentro 10 Napoli. Entra Milesaevic, mentre praticamente Laguzzi va a sedersi in panca. Laguzzi aggravato adesso dal terzo fallo personale. I giocatori a tre falli sono Laguzzi e Gallo per Scauri, mentre dall'altra parte a tre
Molinari e Malagoli. Termina il time out, tutti in campo. Disegna lo Scauri, coach Fabbri con Milesaevic. Allora, si va a gioco fermo dall'altra parte con Dincic, che prima ha fatto 0 su 2 a cercare il pareggio. Potrebbe ricominciare un'altra partita dopo questi due tiri di Dincic. Il primo si insacca. Seconda possibilità per Dincic. Va il serbo, fa 2 su 2. 2 su 2 e si ricomincia. 46 pari adesso le due formazioni. Ricciotti. Pallone a passeggio. Poggio verso Moretti. Sotto per Longobardi. Va al gancio, dentro. Fallo più canestro per Longobardi. Capitalizza al meglio questa azione il numero 35 di coach Enrico Fabbri. 48-46 e un tiro libero a disposizione per salire a 49, presentarsi sulla soglia del 50 e soprattutto mettere 3 punti di distacco al Napoli, che nel frattempo aveva impattato. Longobardi dentro il suo pallone. Andrea Longobardi, 25 punti sui 49, praticamente superiore al 50%. Dincic saluta e se ne va, ma gli chiude tutto Milesaevic. Longobardi, altro rimbalzo conquistato. Ricciotti c'è dall'altra parte, lo accompagna Chiera, poi Dincic lo prende in consegna. Ricciotti va al tiro, questa volta sbaglia. Può ripartire allora Guarino. Piccolo trotto per il playmaker campano. Va al tiro Guarino, lunga distanza, il ferro, Granata, poi Guarino sradica il pallone dalle braccia di Granata. Di Viccaro la gioca per Molinari, si gira bene, frana a terra Ricciotti, il fallo è di quest'ultimo. Fallo di Scauri, allora liberi per la squadra ospite per risalire la china. Molinari potrà andare dalla lunetta mentre viene asciugato il parquet. Primo fallo per Dante Ricciotti. Molinari. Sbaglia il suo tiro. Dentro il pallone, dentro 2 su 2, non aveva sbagliato, non avevano solo segnato il punteggio, 49-48, di nuovo meno 1, errore di distrazione. 1 minuto e 06 da giocare. Ricciotti porta a passeggio il pallone mentre Pacciolulli chiama la guardia ai suoi. Milesaevic si perde il pallone in questo caso, Chiera riparte dall'altra parte, si ferma, finisce la giornata con Molinari. Il tiro dalla lunga distanza, dentro Di Viccaro, piazza la tripla. Time out mentre coach Fabbri è un uragano con Ricciotti, voleva forse un movimento diverso, voleva uno schema diverso. Fatto sta che il Napoli rimette la freccia, 49-51, si riparte con quell'alternanza che aveva caratterizzato il primo periodo. ...49-51... due squadre al quinto fallo, 47 secondi da giocare del terzo periodo. Questo è il Napoli a Scauri, questo è Scauri Napoli, una squadra che si è presentata per nulla timorosa, quella campana, è uno Scauri che comunque tiene accesa la partita, si tiene sul pezzo come si suol dire, e soprattutto cercherà in tutti i modi di portare a casa due punti che potrebbero essere inaspettati per una squadra
come Scauri, ma che ha dimostrato che può far cose strane. Andata a vincere sul campo della In Più Broker Scauri, squadra che al momento, la In Più Broker ovviamente, si trova a 18 punti in classifica. Tanto fuori Granata, Longobardi, Milesaevic, Ricciotti, Gallo e Moretti per Scauri. Dall'altra parte Guarino, Di Viccaro, Chiera, Dincic e Molinari. Si libera Moretti, arriva subito Molinari a chiuderlo. Si parte da Ricciotti, sotto il Milesaevic, si gira, il gancio a cercare Gallo, giro palla, Moretti, il tiro lo va a fare Milesaevic, si prende rimbalzo, pallone era fuori, nulla a fare per il giocatore scaurese. Riparte Guarino, 49-51, ancora a favore di Napoli. Chiera prova a tirare fuori i giocatori di Napoli, dall'aria il Napoli, Molinari, tiro Spilenco, questa volta Longobardi, si prende la sfera, Ricciotti, postato Gallo, il passaggio sotto del Milesaevic che schiaccia dentro e fa esaltare il pubblico. Milesaevic, time out, 51 pari, e che soddisfazione per il numero 32, in netta ascesa a livello di prestazioni Milesaevic. Quindi il quarto, no, non ci siamo, vabbè. Guarino ricomincia a giocare, 9.55 segna il tabellone del Palaborrelli, vabbè. Dincic va al tiro, Ferro, Longobardi si prende il pallone, riparte Ricciotti, Moretti, pallone per Moretti, è uscito fuori oltre la linea Moretti. .36, 51 pari. Pallone lanciato in avanti, si perde la sfera Napoli, Dincic, sfera per Guarino, passaggio a cercare Di Viccaro, manda a vuoto Gallo, l'arbitro blocca tutto, c'è fallo, entrerà Granata. Fuori Gallo, dentro Granata. Quarto fallo per Gallo. Si avvicina in zona pericolosa Gallo. Pallone giocato per Guarino. Parte in velocità Guarino. Forse infrazione del palleggio qui. Molinari va al tiro, c'è il fallo su di lui da parte di Longobardi. Nel momento del tiro avrà due liberi Molinari allora. Tiro di Molinari dentro. Suo primo libero, seconda possibilità per lui. Parte il pallone, Ferro. Si riparte con Guarino. Passaggio per Napoli, il tiro. Ferro, termina il tempo, Granata conquista l'ultimo pallone, però lo mette in mezzo Di Viccaro, mette dentro, errore di Granata. 51-54. Longobardi mette dentro il suo pallone, parziale precedente
hanno dato il tecnico allora al numero 10 di Vicaro, 52-54, questo è il punteggio, 8-46 del quarto periodo. Pallone per Ricciotti, passaggio verso Longobardi, Scauri che cerca di impattare il pareggio, lo trova con Longobardi a 8-27 del quarto periodo. Guarino per Dincic, ancora Guarino, vai playmaker, prova a crearsi largo, sotto canestro il tiro dentro, la tripla di Molinari che manda un bacio alla tribuna dei tifosi partenopi, 54-57. Granata va in penetrazione, recupera un fallo di fondo, sarà a rimettere Milesaevic, anzi no, lascia il compito a Moretti, si appostano i giocatori dello Scauri, pallone su Milesaevic, preso in consegna da Dincic, si parte da Ricciotti, Ricciotti penetrazione e appoggio dentro, 56 Scauri, 57 per Napoli. Allora, presi dalla foga, non ci siamo accorti che era finito il terzo periodo. Beh, se il basket ti porta a tutto ciò, vuol dire che la partita in campo è bellissima. Tanto lì sotto cadono in due. Fallo di Moretti su Chiera. Fallo di Moretti su Chiera. Pallone che andrà a favore allora del numero 6 Campano. ...56-57... ...7-27 da giocare... ...Guarino... ...si muovono i giocatori... ...Chiera prende il pallone... ...il tiro immediato... ...il ferro... ...Granata... ...si prende il pallone... ...Ricciotti di gran carriera... ...c'è dall'altra parte... ...arriva Molinari da dietro... ...Ricciotti si prende la sfera... ...Granata... ...prova a fuggire via... ...deve ripartire dal capitano... ...va in penetrazione Ricciotti... ...Granata... ...Longobardi... impatta su Di Vicaro, commette fallo il numero 10 Vincenzo Di Vicaro, altro cambio, dentro Milani, fuori Guarino, Scauri ha la possibilità di rimpattare il pareggio, Ricciotti, arriva Moretti, si prende palla, passeggio Ricciotti con il pallone, bisogna pensare a tirare, pallone per Moretti, finta, mette fuori tempo Milani, va di nuovo al tiro il ferro, poi il rimbalzo di Molinari, può ripartire Milani, va al numero 85 con calma a recuperare metri di campo, Di Vicaro per Dincic, tiro, una botta di Di Vicaro che fa sussultare i propri sostenitori, palla verso Granata, la botta da tre punti, 59-60. Pallone per Napoli, adesso fermato il gioco, festeggia Scauri, può prendersi la sfera la squadra di coach Fabbri, pallone gestito da Ricciotti, nulla da fare, allora Milani,
Chiera prova a riscaldare questo pallone, va al tiro, nulla da fare per lui, si appoggiava su Longobardi. Ricciotti è già dall'altra parte, c'è il tocco di Milani, falloso, recupera falli Scauri in questo caso. Time out chiesto dalla panchina campana. Di Vicaro che ha giocato a Recanati, a Montegranaro, è arrivato al Napoli da qualche stagione. Scorrono i secondi del time out. Scauri 60 per Napoli, iniziano gli ultimi 5:26 dell'ultimo periodo. Chiera, Molinari, Dincic, Di Vicaro e Milani, Gliesaevic, Longobardi, Granata, Ricciotti e Moretti per Scauri. Ricciotti per Granata, il passaggio, cerca la tripla, la guardia, mette dentro, fa esplodere il pubblico, contro sorpasso Scauri, 62-60. Milani per Di Vicaro. Il tiro di Dincic, mette dentro questa bellissima tripla. La giocata è per Granata, anche lui aveva messo a segno una tripla stupenda, ma Dincic fa segnare il controsorpasso Napoli. Ricciotti lo accompagna Milani, Milesaevic al blocco, deve tornare sui propri passi il capitano, si fa vedere Longobardi, le prese con Molinari, lo accompagna anche Dincic, tutto chiuso, va a forzare in questo caso Longobardi, rimbalzo è di Chiera, 62-63. Milani, Ricciotti gli ruba via un ottimo pallone, ultimo tocco di Milani, è sfera per Scauri, mentre è pronto Laguzzi, uscirà Milesaevic, dentro Laguzzi, fuori Milesaevic, mentre è in panca già da un bel po' il numero 7 Malagoli, lo tiene fuori coach Lulli, parte Ricciotti, la presa con Milani, l'appoggio è su Moretti, le prese con Di Vicaro, mezzo per Laguzzi, va al terzo tempo, sbaglia Laguzzi la possibilità del controsorpasso. Milani in solitaria va a appoggiare a canestro, non entra il suo pallone, Laguzzi già dall'altra parte, Ricciotti passaggio verso Granata, finta, va dall'altra parte, consegna il pallone a Molinari, anticipa secco su Moretti, pronto ad entrare di nuovo in campo Guarino. Mentre sono 3:48 da giocare in questo terzo periodo. Chiera per Milano, Milani. Tiro da lunga distanza, dentro. Altri due punti, 62-65. Poi ha varcato la soglia il giocatore del Napoli. Allora Ricciotti sotto canestro, fuori, ultimo tocco di Ricciotti. Un po' di dubbi su questa giocata, cambio, fuori Chiera, dentro Guarino, pallone sarà per Milani, 62-65. Intanto a concerto i due arbitri.
Intanto Guarino ferma praticamente il direttore di gara, che va a dire qualcosa adesso. Forse perché Guarino sta facendo un gesto per chiamare lo schema, ma strana questa scelta, perché praticamente Guarino chiamava lo schema muovendo le mani come a segnalare un fallo tecnico. Qui i due arbitri stanno cercando di capire, chiamata anche coach Lulli, chiamati due coach. Coach Lulli si fa sentire dal direttore di gara. Mani nei capelli per coach Lulli. 3 e 22 da giocare. Viene richiamato coach Lulli. Guarino a dare indicazioni al direttore di gara, spostato praticamente da Molinari. Di nuovo i due coach a parlare con l'arbitro. Non abbiamo capito nulla, ma si alzano gli animi di una partita così tranquilla, 62-65. Non è d'accordo coach Fabbri. Purtroppo, non avendo l'audio sul campo, non riusciamo a capire qual è la situazione. Allora, cerchiamo di capire qualcosa. Pallone sarà per Guarino. Allora, il pallone per Guarino, credo sia stato chiamato un tecnico a questo punto. Ce lo faremo spiegare poi dopo tutto ciò. Guarino, liberi per lui allora. Tiro, mette dentro. Pallone che va dall'altra parte e torna praticamente per la squadra di casa, che ripartirà dal fondo del campo. 62-66. Non ci ho capito un granché, perdonatemi. Time out chiamato dalla panchina scaurese. Fatto sta che adesso ci sono 4 punti tra Scauri e Napoli, con Napoli che è andato su con questo libero. Scorrono i secondi del time out. ...3:22, non sono tantissimi, ma neanche pochi per recuperare 4 punti. Parziale gli ultimi due che non premiano Scauri, dopo il 15-20 del primo, 23-14 del secondo, 13-17 e 11-15 in questo periodo, con Scauri che perde in 3 parziali praticamente. Torna in campo, sarà Milani a giocare il pallone, anzi no, lascia il posto a Molinari, prende adesso il pallone Milani. Va il giocatore numero 85, il passaggio a cercare Di Vicaro, poggio su Guarino, va a passeggio con sfera Guarino, 7 secondi per tirare per Di Vicaro. Prova la penetrazione, trova il tiro da 3, il ferro, poi Longobardi, ottimo rimbalzo per lui. Riparte Ricciotti.
Ciotti porta a passeggio la sfera, l'appoggia su Moretti, il tiro al volo, poi abbattuto a terra da Molinari Longobardi, c'è il fallo da parte di Molinari, quarto fallo personale di Molinari a 2.42, possibilità di recuperare un po' da parte di Longobardi. Longobardi, pallone sputato via dal ferro, seconda possibilità per Longobardi, uno scavo che sembra essere punito al momento proprio dai liberi, ne ha sbagliati 4 la squadra di coach Fabbri, sarebbe stato il pareggio praticamente. Guarino, ovviamente se e ma che non cambiano nulla. Raguzzi di Vicaro, gira bene il pallone, Guarino ancora per Dincic, la penetrazione di Guarino, l'appoggio sotto col piede forse Molinari, Milani va al tiro, non vale il canestro, c'è la chiamata da parte del direttore di gara che aveva bloccato il gioco, annullata questa tripla, un assist potremmo dire così col piede da parte del giocatore del Napoli. 62-66, Ricciotti, due minuti per rimettere in pari le cose. Longobardi è tutto chiuso, si gira in questa volée, il pallone però si ferma sul ferro, tagliato fuori Laguzzi all'imbalzo, Guarino, l'imbalzo è suo, può ripartire, numero 4. E adesso ha tutto il volere di scaricare il cronometro, Dincic non riesce a insaccare, riparte Ricciotti, già dall'altra parte Molinari, attenzione a non spendere il fallo, va Ricciotti, l'appoggio dentro, 64 Scauri, 62 Napoli, Guarino è al bonus Napoli adesso, pallone appoggiato su Molinari, cercare di Vicaro, si passa per Milani, mezzo per Dincic, va a sparare su Guarino, la penetrazione di Guarino, il piede di Guarino che si è visto chiuso, l'ha buttata sul piede di Laguzzi, furbo in questo caso la giocata del numero 4 di Napoli. Guarino, il passaggio a cercare Milani, torna a prendersi il pallone numero 4, calma e malto a minuto e 10, sotto a cercare Dincic, si appoggia Dincic, cerca il varco, perde il pallone, tocco di Longobardi. Time out, tutti in panca, 1:02, 62 secondi. Scauri dovrebbe utilizzarli per trovare il pareggio al Napoli per chiudere la partita. Ha due frecce Napoli a propria disposizione, quella di far passare il tempo o quella di mettere dentro un altro canestro. Ne ha solo una Scauri, quella di mettere dentro il pallone e costringere all'overtime nel caso Napoli, o perché no mettere una tripla, ma stiamo parlando di fantabasket a questo punto. Scorre il time out, 60 secondi che saranno decisivi, 62 secondi decisivi. Mettetevi comodi perché potrebbero durare anche 3 minuti questi 60 secondi. Si fanno sentire i tifosi dello Scauri tutti in piedi a incitare i propri ragazzi. Pallone che ripartirà per Napoli. Conquistiamo il livello della telecamera per assistere a questo finale di gara. Guarino pronto a rimetterla in gioco. Si muovono in mezzo i giocatori, il pallone verso Di Vicaro. Il tiro, palla ferma, Laguzzi può ripartire dall'altra parte. C'è Granata, preferisce fermarsi Ricciotti. Va a cercare Moretti. Scauri doveva cercare forse la conclusione in velocità. Va Ricciotti, cerca spazio, tutto chiuso, appoggia su Laguzzi, dentro!
fa esplodere il palazzetto Laguzzi, 66 pari adesso, ma il pallone ce l'ha Napoli, 36 secondi. Guarino vuole scaricare il cronometro per non lasciare margine di respiro a Scauri. Non si fida del tiro, va in avanti e mette dentro Molinari per Granata, la scambia con Ricciotti, ultimi 20 secondi. Va Ricciotti, porta a passeggio il pallone. Prova la penetrazione del tiro, si ferma lì Laguzzi, non va, Granata, c'è fallo su di lui da parte di Milani. Quanto peseranno questi ultimi secondi? Pronto ad entrare Milesaevic, alza il quintetto mentre Molinari vuole il proprio pubblico. Dentro Milesaevic, fuori Moretti. Questa è la giocata di coach Fabbri. Alza il quintetto praticamente il coach. Granata non deve sbagliare, o perché no, metterne uno e sbagliarne uno, ma far, per mettere il canestro da due. 4 secondi. Va Granata, tiro per lui, pallone che non entra, sussulta Napoli, è quasi come una vittoria questo pallone per lui. Va Granata, la butta a canestro, bloccato tutto, il pallone sarà per Napoli, dentro Guarino. Credo che sia finita, anche perché 4 secondi. Festeggiano i tifosi napoletani, una bella vittoria qui al Pallaborrelli. Esce Dincic, dentro Chiera. Rimane alto Scauri a marcare. Ci vorrebbe un miracolo. Chiera commette fallo su di lui Laguzzi. Spende credo il quinto fallo Laguzzi, infatti si avvia verso la panchina, manda Chiera dai liberi, quinto fallo per Laguzzi, 3 secondi per Chiera, entra Milesaevic, pronto ad entrare anche Gallo. Va fuori Granata. Si ricomincerà da qua, dal fondo, perché non è al bonus Scauri. Chiera si prende palla, commette fallo su di lui Gallo. Gallo che è anche al quinto fallo. Se è stato Milesaevic, non so, ma se è stato Gallo è fallo e va fuori. Infatti è così, fuori Gallo. Quinto fallo anche per lui. Dentro di nuovo Granata. Chiera questa volta la dei liberi, 2 secondi e mezzo. Dovrebbe sbagliarli tutte e due Chiera, chiamare il time out Scauri e metterla dentro, ma se ne mette dentro una, quasi finita. Non ci sono più time out. Chiera, palla sul ferro. Ci vuole il canestro della disperazione per Scauri. Bacchiera, suo secondo tiro, dentro il pallone. Longobardi per Ricciotti. Tiro dalla lunga distanza e finisce qui. 66 a 69 il derby, se lo aggiudica Napoli in una partita bellissima, decisa solo da pochi punti. 4 punti di stacco tra Scauri, 3 punti di stacco tra Scauri e Napoli. Applausi perché ci hanno regalato una bella partita queste due formazioni. Dispiace per Scauri, fa piacere per Napoli, ma giustamente purtroppo questo è il basket, uno vince e uno perde. Tanto ci sono i saluti sul campo e noi andremo alle interviste del post gara tra le due formazioni. Io ringrazio Tiziana Palombi e vi auguro buon anno.
Coach Fabbri, un bellissimo Scauri contro Napoli, una partita viva, sembra un Boxing Day, no? Possiamo rubare qualche termine al calcio. Una bella partita per chiudere l'anno, purtroppo è mancata solo la vittoria, ma Scauri ancora una volta ha dimostrato di esserci. Sì, non lo facciamo spesso questa cosa, peccato mancano due punti che oggi la squadra le meritava. Non commento l'arbitraggio che è al limite di altre cose che non sono io faccio l'allenatore, quindi pensa al campo, alla parte tecnica. È bene che tutti quanti, compresi i direttori di gara, si rivedano la partita, perché credo che abbiano fatto degli errori molto grossolani che un arbitro di Serie B non può compiere, però bravi ragazzi, il Napoli sapeva era squadra forte, da ultimo abbiamo fatto due o tre errori in difesa e ci sono costati cari. Il canestro del pareggio l'abbiamo sbagliato e fa niente, però ecco, essere stati vivi fino alla fine con loro c'è da dire solo bravi. È uno Scauri che comunque sta percorrendo un bel periodo, perché andare a vincere a Roma contro una squadra che è lì in alto in classifica non è da tutti, giocarsi una gara così col Napoli non è da tutti, vuol dire che comunque questo brutto anatroccolo spesso e volentieri diventa un bel cigno. Sì, ma io te l'ho sempre detto, questa squadra lotta sempre, anche oggi non siamo riusciti ad arrivare in fondo al meglio perché abbiamo messo due o tre errori in difesa, noi non possiamo commettere con queste squadre che ti puniscano, però siamo stati bravi, abbiamo lottato fin dall'inizio in tutte maniere, bravi tutti i giocatori che sono entrati, va bene così, dobbiamo pensare a Matera e poi pensare a Palermo, gli nostri scontri diretti, senza mai scordarsi che noi siamo stati costruiti per salvarsi e che purtroppo passano da queste vittorie che oggi è mancata e dovremo andare a prendere altri due punti da altre parti.